A tutti ragazzi e ragazzi, io sono Serene, sono una appassionata di make-up, oltre ad essere una mamma, una moglie, un'amica, una studentessa e tante altre cose. Ho deciso di girare questo primo video con voi. Vi avviso già che sarà un po' lungo, spero di non annoiarvi, ma è la prima volta in cui appunto giro un video, quindi non sono molto pratica. Semplicemente in questo tutorial vi farò vedere come realizzare un make-up simile utilizzando prodotti low cost e prodotti costosi. Allora, guardatemi bene, vediamo un po', bloccate il video e ditemi se riuscite a indovinare qual è la parte economica e qual è la parte low cost. Allora, tiro un po' indietro i capelli per farvi vedere. Ok, pronti per il video, adesso vi lascio un po' al tutorial. Vi auguro una buona visione, vi saluto, vi mando un bacio e niente, spero che questo video vi piaccia e che vi possa tenere compagnia, soprattutto in queste giornate lunghe e uggiose come qua da me in Sardegna, che stranamente sta piovendo ininterrottamente da diversi giorni. Vi auguro appunto, spero che il video vi piaccia, se vi va sostenetemi con un like e iscrivetevi al canale perché presto arriveranno molti altri contenuti. Poi sarei curiosa di sapere da voi se preferite i prodotti costosi oppure quelli economici, quali sono quelli economici preferiti di cui non potete fare a meno e quali invece sono quelli costosi di cui non riuscite a fare a meno. Vi saluto tutti e vi lascio al tutorial. Ciao ragazzi, ciao ragazze! Allora, eccomi qua pronta, skincare effettuata. Utilizzerò in metà viso prodotti economici, mentre nell'altra metà del viso i prodotti low cost. Allora, iniziamo subito con il primer e vi mostro questo di Catrice, eccolo qua, che è il Sensational 10 in 1 Dream Primer che promette idratazione, natural glow, anti-pollution, anti-ossidazione, minimizzazione dei pori e tante altre cose. Adesso vedremo se effettivamente questo primer mantiene le promesse. E lo stendo da questa parte del viso. Allora, vediamo un po'. Allora, la sensazione al tatto è piacevole. Il prodotto scorre bene. Mettiamone un pochino anche sulla fronte, metà. Scusate, non ho il righello, quindi abbiate pazienza se non sarò precisissima. Ok, anche un po' qua nel mento, sfumiamo anche un po' qua nel collo. E questo è il primo prodotto low cost. Mentre per quanto riguarda la parte costosa, andrò a utilizzare lo Strobe Cream Hydrating Luminize di MAC, la famosissima Strobe Cream di MAC. Questo è semplicemente un primer idratante ed illuminante. Considerate che io non ho la pelle secca, perché dire che la mia pelle è secca è un complimento. La mia pelle è piuttosto desertica, ecco, quello è il termine esatto. Stendo anche qui il primer su metà viso, cercando di essere il più precisa possibile, ma ovviamente, ecco, non so. Si mischieranno a un certo punto i prodotti. Allora, anche questo al tatto è molto piacevole. E comunque, vediamo un po', questo è il lato economico di Catrice e questo è il lato costoso di MAC. Allora, tutti e due illuminano. Mi sembra di notare, perlomeno vedendomi anche dal vivo, che la parte di MAC sia leggermente più luminosa. Comunque, con il primer siamo a posto, procediamo con lo step successivo. Allora, io non sono un amante dei primer per la palpebra, non li uso, non so perché, non mi piacciono, preferisco semplicemente mettere il correttore e fissarlo con un po' di cipria. Allora, dalla parte low cost abbiamo il correttore di Debby, questo qua, che è il Debby Concealer Solution Luminous Effect After Party Antifatica. Ok, ed è questo qui. Io lo uso nella colorazione 01 Light Beige. Mentre per quanto riguarda la parte costosa, abbiamo l'Estée Lauder, questo qui. Insomma, io ve l'avvicino e spero che riesca a mettere a fuoco.
Allora, comunque lo riconoscete perché ha la parte doppia, c'è il primer, sì, c'è il primer e c'è il correttore. Chiaramente useremo soltanto il correttore in questo caso. Quindi prendo il correttore della Debbie e lo vado, questo va un pochino, come dire, schiacciato, così ecco, esce il prodotto fuori e lo stendo sulla palpebra, senza esagerare, tanto mi serve solo per uniformare la palpebra per poi andare a lavorare con gli ombretti, mentre dall'altro lato mettiamo, se riuscissi ad aprirlo, intanto io ci provo, ci vuole una forza sovraumana. No, di solito lo apro con facilità, ma non so perché oggi non vuole collaborare con me il correttore. Niente, si è aperta la parte del primer e non si vuole aprire quella del correttore. Sto sbagliando qualcosa io. Perdonate tutta questa perdita di tempo. No, non ce la posso fare. Allora, ok. Non riesco ad aprirlo, cioè ho impiegato ore ad aprire questo correttore. Sto impiegando ore ad aprire questo correttore. Eppure lo uso tutte le mattine, non capisco perché. Oggi gli astri ce l'hanno contro di me. Non deve essere la mia giornata buona. Vabbè, non ci credo che non riesco ad aprirlo. Che le mani scivolose dal primer. Aiuto. Aiutatemi. Qualcuno mi aiuti. Allora. Non ci riesco, non è possibile. Adesso ho mezzo correttore. Sì, è mezzo no. Dai, apriti, te lo chiedo per favore. Abbi pietà di me. Non lo sto aprendo nel verso contrario. No, sto continuando a chiuderlo. Ma ragazzi, qua c'è un problema. Ragazze, ovviamente. Problema serio. Non riesco ad aprire il correttore. Cioè, no, questi rumori sono io che cerco di aprire il correttore. Non lo so, potrei farvi un discorso su qualcos'altro, ma non mi viene in mente niente. Blocco un attimo il video. Ci sono riuscita. Dopo svariati tentativi, sono riuscita ad aprire il mio correttore della Estée Lauder. Vi assicuro che lo uso ogni mattina e di solito non mi dà tutti questi problemi. Comunque, allora prendo una spugnetta bagnata e stendo entrambi i prodotti. Allora, ho anche un'altra spugnetta a disposizione, però per vedere comunque come si stendono, usiamo la stessa e la giriamo semplicemente dall'altra parte. Ok, qua ho creato la base del mio per il mio make-up. Questa è la parte sporca, giro alla parte più pulita dove non ho steso niente. Chiaramente l'ho lavata e strizzata prima di utilizzarla. Ok, e stendo bene il correttore. Ok, ci siamo. Dopodiché prendo la cipria economica, appunto, della Essence, che è questa. Ho la About Matte. Aspettate che okay, vediamo se ho problemi anche ad aprire la cipria oggi. Ve la faccio vedere, è questa, trasparente. Prendo, scusate che ho i pennelli un po' lontani, non sono sparita, sto prendendo i pennelli. Prendo un pennello piccolino. Ok, ne prendo un po', scotto via l'eccesso e fisso semplicemente il correttore. Qua, così abbiamo la nostra base pronta senza l'utilizzo di primer. Mentre nell'altro occhio, sempre con lo stesso pennello, però girato dall'altra parte, uso la cipria costosa che è questa qua della Smashbox, la Elo. Ha una tonalità, sì, io uso la Fair. Ne prendo un pochino e anche qui vado a fissare il correttore in modo che poi gli ombretti vadano a sfumarsi meglio e a fissarsi meglio. Non so quale sia la differenza col primer perché non è un prodotto che mi ha mai attirata. Ditemi voi se li usate, se
per comodità o per mandronia come me, fate questi stessi passaggi. Allora, abbiamo fissato la base per il make-up e adesso passiamo alla palette viso. Allora, come palette viso economica, ho deciso di utilizzare questa. Si vede il mio riflesso benissimo, che è la Nude of New York della Maybelline. Non ricordo esattamente i costi, comunque è una palette economica, non supera sicuramente i 15 euro. E cosa faccio? Inizio usando il colore Artist, che è questo più chiaro, per diciamo dare alla palpebra, per tonalizzare ancora meglio la palpebra. Stava cadendo tutto benissimo. Dicevo, utilizziamo questo colore per tonalizzare la palpebra e renderla omogenea. Allora, farò prima il trucco di quest'occhio e poi riapplicherò più o meno lo stesso trucco con la palette che è gemella, però costosa, che ho scelto. Sempre con lo stesso pennello, che è uno sfumino, prendo un colore di transizione e in questo caso prendo Creator, che è questo qua della palette. Lo prendo, butto un po' via l'eccesso e cosa faccio? Semplicemente chiudo l'occhio, vado in questa zona e sfumo così. Con movimenti semplici e poi, siccome a me piace avere l'occhio un po' allungato, porto il prodotto verso l'esterno. Allora, vi ricordo che io non sono assolutamente una make-up artist, non sono una MUA, ecco, certificata, ma sono semplicemente un amante del trucco. È proprio una passione la mia. Non ricordo neanche quando sia nata in realtà, forse da quando ero piccola, e poi crescendo è diventata proprio un'ossessione. Cioè, non che sia una di quelle che deve uscire per forza truccata, eccetera, eccetera, no, però mi piace comunque prendermi cura di me, anche se con un trucco semplice, insomma, vedermi meglio, piacermi di più, insomma. Adesso con la parte a penna di questo pennello, questo è della Essence, prendo un colore un pochettino più scuro che è Explorer, che è questo qui, vi faccio vedere, e questo, e vado ad intensificare la parte finale dell'occhio. Chiudo l'occhio, lo passo, avvicinandomi anche le ciglia, e formo qua una specie di triangolino. Porto anche verso l'alto per dare semplicemente più definizione al mio occhio. Io ho un occhio strano, non è incappucciato, ma un po' lo è. Non è grande, ma non è piccolo. È un occhio scialbo, non sa di niente questo occhio che ho. Comunque, continuiamo a intensificare. Allora, sì, dirò, questa palette per il costo che ha non è male. È pigmentata abbastanza, non eccessivamente, quindi i colori sono anche più difficili, più facili anzi da gestire. Ok, ho intensificato. Adesso riprendo il pennello e sfumo sempre leggermente verso l'esterno e qua. Non so che faccia sto facendo, abbiate pietà, ma sono concentrata sul mio trucco e nient'altro. Ok. Dopo intensifichiamo ancora di più. Adesso, cioè dopo, anzi, no, non dopo. Adesso prendo un pennello così, di questa forma, piatto, tipo un lingua di gatto, però più cicciottello, e prendo un colore ancora più scuro. In questo caso andrò a prendere Voyager, che è questo, e battendo sempre l'eccesso. Vado sempre qui dove ho dato la prima, dove ho intensificato già un po' la parte finale dell'occhio, e semplicemente picchietto sopra e porto sempre verso l'esterno perché mi piace allungare il mio occhio, ecco. Mi piace quando sembra che abbia gli occhi di gatto, anche se non li ho per niente. Ok, con quest'occhio ci siamo. Vado anche un po' verso qua, verso l'interno. Ecco qua.
Adesso riprendo il pennello da sfumatura senza, vi do una pulitina così, senza aggiungere niente, e vado a sfumare per bene la parte finale, sempre portandola verso l'esterno e verso l'alto, in modo che l'occhio sembri sì più allungato ma anche più grande. Ripeto, per quanto riguarda la mia tipologia di occhio, faccio così. Ognuno poi in base al suo occhio saprà più o meno com'è. Ingrandirlo, allungarlo, eccetera, eccetera. Adesso prendiamo uno shimmer. Quello più simile che ho trovato all'altra palette che vi farò vedere dopo è questo Inspire, questo qui, ok. Quindi vado col dito, qua non c'è proprio, non c'è scampo, e picchietto nella parte più vicina al dotto lacrimale. Lo riprendo un po', questi shimmer, ecco, non è che siano super power, anzi, sono molto delicati. Diciamo che questa palette è perfetta, secondo me, per chi vuole imparare un po' a truccarsi, a sperimentare. Ecco qua. Abbiamo comunque ottenuto un effetto decente, cioè discreto, si può uscire in questo modo. Poi, volendo ancora appunto dare più definizione all'occhio, certo non è che brilla, non si può dire che sia proprio uno shimmer, ecco, che colpisce, però comunque, ecco, mi avvicino un po', dà un po' di luminosità allo sguardo. Poi, non mi convince molto ancora la parte finale, quindi cosa vado a fare? Riprendo la parte del pennello di Essence con la penna, prendo un colore ancora più scuro, questo è Self Starter, questo qui grande, ne prendo proprio un pizzico pizzico pizzico, e cosa faccio? Vado sempre ad intensificare la parte finale dell'occhio e vado anche qua, ok? Poi giro il pennello e sfumo. Così mi convince già molto di più. Allora, ecco qua, sfumiamo insieme. Sfumo un po' anche qua per non far vedere lo stacconetto. Siccome però mi sembra che ancora ci sia troppa differenza, prendo un colore shimmer intermedio che potrebbe essere questo Fighter. Eccolo qui. E lo vado a mettere tra il colore luminoso, diciamo, e quello più scuro. Più qua in questa zona, e poi col pennello mi aiuta a sfumare. Adesso scegliamo un colore come punto luce. Per i punti luce io vi consiglio questi pennellini qua perché riescono a prelevare bene il prodotto, ne applicano il giusto, e poi lo vado a mettere proprio qua nella parte iniziale e nel dotto lacrimale. Ok. E comunque illumina. Allora, dicevo, prendiamo il colore chiaro, lo riprendo, anzi, e vado ad intensificare ancora di più questa parte. E vado anche un pochino qua sotto, poco poco. Poi, se avete esagerato, senza cavarvi l'occhio come ho fatto io, andate a sfumare. Scusate, mi guardo un attimo nell'altro specchio, sono qua, rischio veramente di cavarmi un occhio nel vero senso della parola. Adesso, col pennello che abbiamo preso prima, questo, prendo il colore di transizione che abbiamo usato nella transizione intermedia, e cosa faccio? Semplicemente vado a passarlo leggermente qua sotto tra le ciglia e mi congiungo con quest'angolo che ho creato precedentemente. Ok. Poi, dopo che metteremo il correttore, se sarà da aggiungere, lo riaggiungeremo. Vediamo un po' se ci sarà bisogno. Per il momento direi che questa parte la lasciamo così. L'unica cosa che manca, anzi, di cui mi sono ricordata ora, è la parte luminosa anche sotto qua. Proprio qua, sotto il sopracciglio. Ecco qua. Cioè, qua risulta molto più luminoso rispetto a qua, non so perché, però qua si vede proprio bene. Ok, e questo che è terminato. Adesso passiamo alla parte costosa. Come palette costosa da qui in quest'occhio andremo ad utilizzare questa della Sigma.
Adesso vi faccio vedere anche lo schema a colori. Ho ancora conservato questa. E c'è anche un pennello qua all'interno che andremo ad utilizzare, che tra l'altro è fantastico perché ha lo sfumino e qua la parte a lingua di gatto un po' cicciotta. Lo mettiamo da parte e vi faccio vedere lo schema a colori. Allora, considerate che a parte questi due e il nero che mancavano nell'altra palette e il blu, i colori di transizione, quelli luminosi, in teoria dovrebbero... ho fatto le prove, dovrebbero assomigliare a quelli di questa palette. Perciò iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Prendo il pennello di Sigma e iniziamo con la prima sfumatura. Prendo il colore Loyal, che è questo. Aspettate che metto via questo, forse è meglio. Allora, con questo colore qua, che è lo stesso marroncino, forse questo è leggermente più freddo. Adesso vediamo come risulta sull'occhio. E faccio lo stesso che ho fatto prima, ovvero passo qua, leggermente sopra la mia palpebra, il colore, passo il pennello in modo leggero e muovo il polso. E poi da qui vado verso l'esterno e verso l'altro e lo sfumo bene. Ok, continuiamo a sfumare, 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 sfumare. Vi sentirete usare questa parola 10 milioni di volte, oltre economico e costoso, userò sfumare. Quindi ditemi poi qual è la parola più usata in questo video, fatemi sapere. E poi sono curiosa di sapere da voi se intanto conoscete alcuno dei prodotti, alcuni dei prodotti che vi ho già citato, e se siete più amanti dei prodotti costosi oppure se siete più amanti dei prodotti economici e ritenete inutile spendere tanti soldi per avere comunque più o meno la stessa performance. O anche la stessa, dipende dal prodotto. Ok, abbiamo effettuato la stessa sfumatura. Anche qui andiamo ad intensificare leggermente. Prendo questo colore qua e lo mischio con questo. Ho preso Rebel e Feral, perché non ho proprio la stessa gamma cromatica. Ecco, con questo si assomiglia ancora di più il trucco. Però vedete la differenza? Cioè, questi colori sono pieni, sono scriventi. Adesso io non vorrei che si notasse troppo, però diciamo che anche così, vedendomi così, qua la sfumatura rimane molto più leggera, mentre questa è già molto più definita. Che per carità, non è detto che sia un pregio o un difetto, eh. Semplicemente è una questione di gusti e di abitudine, anche di come uno è abituato a vedersi. Ok. Prendo un marrone un pochettino più scuro, faccio sempre il mix di quei due e lo passo nella parte qua finale, come ho fatto con l'altro, per intensificare leggermente. E mi avvicino un po' alle ciglia. Allora, ecco qua, tiro l'occhio ma non è che... lo tiro troppo, lo tendo leggermente per vedere meglio, perché non ci vedo benissimo. Ok, ecco, più o meno ho utilizzato gli stessi colori, però mentre da questa parte rimangono molto più tenui, qua rimangono molto più evidenti. Continuo a sfumare qua, sfumo ancora qua verso l'esterno, però... non aggiungo altro prodotto qua perché mi sembra già comunque più intenso rispetto a questo effetto. Perciò passo direttamente al colore protagonista luminoso, che è quello dorato. Allora, Hustle, dalla palette di Sigma, che è questo. Scusate, non so esattamente la pronuncia. Prendo questo, anche questo lo prendo col dito, e vado a picchiettarlo nella parte iniziale dell'occhio e anche in quella finale. Ok, un'altra passata, come ho fatto con quello precedente. Allora, i colori swatchati erano quasi identici. Cioè, se io adesso dovessi farvi lo swatch sulla mano e ve lo faccio, questo è quello di Sigma. Ok, adesso vi prendo quello che ho usato della Maybelline. Come dorato sempre, sto prendendo quello Maybelline, faccio gli swatch
cioè praticamente adesso non so se si vedrà, ma sembrano quasi identici, quasi, perché comunque i riflessi sono diversi. Vedete come poi invece messi sull'occhio l'effetto è completamente diverso? Considerate che voi li vedete con le luci, quindi vedete delle sfumature che in realtà io dal vivo non noto particolarmente. Comunque poi messi sull'occhio questo risulta molto meno luminoso, questo risulta luminoso, insomma, diciamo che si vede che c'è un ombretto luminoso. Poi ancora, prendiamo sempre il pennellino, questo che tutti reputano inutile, ah no, prima ancora dobbiamo trovare un colore intermedio di transizione tra i due, luminoso, però in questa palette mi manca, perciò andrò con questo sempre, arriverò qua alla fine. Poi prendo il colore luminoso, che in questo caso dalla palette Sigma è Spirit, ovvero questa, come punto luce. E cosa faccio? Faccio quello che ho fatto nell'occhio prima. Lo utilizzo appunto come punto luce, vado anche leggermente sotto, leggermente, senza cavarmi l'occhio possibilmente, anche qua. Insomma, questo è un po' più luminoso, dai, diciamolo, però niente di che. Diciamo che la differenza è meno eclatante in questo caso. Ok, cioè sembrano due occhi completamente diversi, mentre i colori swatchati e visti nella palette sembrano quasi identici. Adesso prendo sempre questo di Sigma e lo metto qua nella parte inferiore della ciglia. Della sopracciglia magari, non della ciglia. Ok, una luminosità diversa, diciamo così, ecco, e scegliamo il pensiero. Adesso abbiamo terminato con gli occhi, no, mi sto dimenticando una cosa, riprendo un pennellino piatto, come ad esempio questo, e porto il colore di transizione che ho usato per la parte superiore e anche sotto, poggio la palette, altrimenti tendo leggermente l'occhio e cosa faccio? Vado e porto questo colore qua e lo congiungo con sempre con la V finale. Ok, poi sistemeremo tutto col correttore, non vi preoccupate, anche se mi sembra che entrambi... Ops. Ora, terminati gli occhi, più o meno, manca ancora il mascara, ma lo vedremo dopo. Passiamo al correttore. Avendo delle occhiaie pronunciate, leggermente pronunciate, ringraziamo le luci che le fanno un po', come dire, sparire magicamente, passiamo alla correzione delle occhiaie. Allora, per quanto riguarda la parte low cost, userò il correttore di Bella Oggi, che è quello leggermente aranciato, si chiama, mi sa, il Cover Pro, e la colorazione è la 301. Adesso prendo, apro il prodotto, che comunque è fatto bene, perché anche il tappino suo, che permette la conservazione dei prodotti un po' più a lungo, prendo proprio una puntina di questo col dito, preferisco usare le dita, e cosa faccio? Lo metto qua, semplicemente qua nella parte iniziale dell'occhio, perché questo correttore non mi serve per andare ad illuminare lo sguardo, mi serve per correggere l'occhiaia, quindi lo lasciamo in posa un attimino. E dall'altra parte invece uso il correttore della Inglot, ecco qua, che è il numero 58. Il concetto è lo stesso, correttore aranciato, serve per correggere l'occhiaia. Anche questo lo andiamo a mettere semplicemente qua, dove c'è l'occhiaia. Questo è molto più cremoso e meno spesso, eh. Ok. Sì, questo neanche si vede praticamente. Eppure corregge benissimo, eh. Allora, sfumiamo. In questo caso andrò a sfumare entrambi i prodotti con le dita, perché mi piace stendere il correttore con le dita. Cerco di rimanere il più possibile qua nella parte iniziale, perché poi utilizzeremo un correttore illuminante. Ok, adesso vedete che col correttore un po' si va a perdere la sfumatura, ma no problem, perché la riprenderemo dopo. Allora, entrambi hanno la componente aranciata, entrambi i correttori, sia quello di Inglot che quello di Bella Oggi, ma
Non lo so, a mio modestissimo parere sembra che comunque, non so, quale parte sembra più coperta a voi? Questa? Questa? Nessuna delle due? Chi lo sa? Fatemi sapere nei commenti. Allora, una volta steso il correttore correttivo, passiamo al fondotinta. Qua un po' barato, perché come non correttore, come fondotinta, diciamo low cost, non ho un vero e proprio fondotinta, ma ho una BB cream di Mesauda. Sempre perché ho la pelle desertica, quindi chiaramente non posso spalmarmi mattoni su, cioè fondotinta mattonosi, diciamo, sulla pelle. Ne metto un po' in questo pennello di Wet n Wild. Allora, comunque, in ogni caso, anche la BB cream, se noi la lavoriamo in questo modo, ovvero picchiettando, ha una coprenza maggiore. Mentre se io faccio movimenti circolari, in alcuni casi, vabbè, ci vogliono tipo qua nel collo, perché se no si vede troppo il distacco. Però, comunque, anche se è una BB cream, riesco ad ottenere una buona coprenza. Anche perché il fondotinta che andremo ad utilizzare dopo non è super coprente. Come ho detto già un po' di volte, mi sto ripetendo. Questa è l'età che avanza. Avendo una pelle secca, prediligo essenzialmente fondotinta luminosi. Diciamo, metto al naso, va anche. Copriamo qua che sono piena di poli dilatati. Ecco qua. E questo è l'effetto della BB cream di Mesauda, tamponato. Ricordatevi, tamponando il prodotto così, l'effetto è più coprente. Andate bene anche vicino all'attaccatura dei capelli, un pochettino nelle orecchie, se no sembra che le orecchie siano di qualcun altro che ve le abbiano attaccate per sbaglio. È ok. Questo per essere un prodotto low cost, secondo me è fantastico. Cioè, è una BB cream che fa il suo lavoro, idrata, illumina la pelle, anche avvicinandomi, è luminosa. Comunque ha, come dire, tonalizzato il colorito, perciò niente da dire. Invece, come fondotinta costoso, tararà, andremo a prendere il mio amatissimo Dior Forever Skin Glow. Skin Glow perché? Perché la pelle è desertica. Anche questo non ha una coprenza alta, per questo vado ad usare un altro pennello, però dello stesso tipo, ovvero questo, che è come dire ha le setole piatte, ma sono così compatte, ma non eccessivamente, cioè sono comunque morbide, non so se si riesce a capire. Comunque metto un pump solo, dato che in teoria essendo un fondotinta dovrebbe essere più coprente, e questo lo lavoro in modo circolare, così risulta anche meno coprente. Chiaramente decido di girare un video e cosa mi sbuca? Un brufolo gigante, enorme. Di quelli mai visti prima in tutta la vostra vita. Anche qua sfumiamo verso le orecchie, sfumiamo verso il collo per non vedere il distacco. Tamponiamo qua dove ho un pochettino più di pori dilatati. Ecco qua. Allora, vedete che più o meno il risultato è lo stesso, considerando che questo è un fondotinta e ho messo solo un pump, mentre questa è una BB cream e ho usato due pump, tra virgolette, anche se l'erogatore non è a pump, comunque, ecco, più o meno il risultato è lo stesso, nel senso, comunque la pelle è tonalizzata, luminosa, chiaramente forse questo risulta essere un po' più luminoso, o perlomeno, secondo me, è un po' più luminoso, poi ditemi voi, magari sono io che mi faccio, come dire, influenzare dal costo, vediamo se anche voi vi farete influenzare dal costo, se riuscirete ad essere un po' più parziali. Tanti soldi li ho spesi io, quindi fregate, bene, ditemi quello che volete. Allora, il fondo l'abbiamo messo, gli occhi sono stati fatti, ci manca il correttore illuminante. Dicevo, come prima, vado ad utilizzare quello di Deborah, di Debbie, pardon, per illuminare, ce n'è ancora, non l'ho dovuto ripremere perché avevo un po' esagerato prima. E quello dell'Estée Lauder, adesso l'ho aperto subito, vedete, è stato proprio un caso prima. È sempre con la stessa spugnetta, con una parte essendo questo qua di Debbie per illuminare questa zona, andando anche eventualmente a correggere la sfumatura dell'occhio. Ok, adesso giro la Beauty Blender e con quest'altra parte vado a sfumare
sfumare il correttore dell'Estée Lauder. Allora, che dire? Ho sbagliato usando la spugnetta, vabbè. L'effetto è simile, nulla da dire. Sono entrambi due ottimi correttori. Su questo non si può dire niente. Anche con, mi trovo bene anche con questo della Debbie. Non va nelle pieghe, perlomeno a me non va nelle pieghe perché appunto avendo la pelle secca difficilmente qualcosa mi va nelle pieghe, perché comunque tutte le cose morbide sono felici di essere accolte dal mio contorno occhi. Passiamo adesso alla cipria, non ci perdiamo in chiacchiere. Prendo un pennello grande, uno, facciamo uno. Con questo stendo la polvere della Essence, quella che abbiamo usato prima per fissare il correttore. La prendo un po' così, buttiamo via l'eccesso e fisso tutto il trucco, perché ricordatevi che prima di applicare qualsiasi prodotto in polvere ho fissata la base, soprattutto per chi come me usa prodotti molto 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 cremosi. Mettiamo un'altra spolverata. Cerco più o meno, vado, cerco anche di andare sotto il contorno occhi. Ok, questa parte è fissata. Adesso velocemente prendo un altro pennello, questo è della Real Techniques, l'altro era di Puro Bio. Poi se vi interessano i prodotti, tanto leggete sotto la descrizione che vi scrivo tutto, anche i costi. E prendo la cipria della Smashbox, la Halo, e anche con questa butto un po' via l'eccesso e vado a fissare questa parte. Devo dirvi che io sono follemente innamorata, come dire, in adorazione di questo pennello di Real Techniques, perché è morbidissimo. Cioè, stare io così a farmi accarezzare dal pennello. Vabbè, continuiamo. Finiamo, sennò questo video durerà giorni e giorni e giorni. Quindi, fissato tutto. Il vento, non mi ricordo se l'ho fissato, anche questa parte del naso. E ci siamo. Allora, la polvere della Smashbox è meno presente, nel senso, si nota di meno che qua c'è la polvere, perché non lo so ragazzi, però è così. Cioè qua sembra che io non abbia quasi incipriato, qua invece, soprattutto vedendomi dallo specchio che ho davanti, quindi dal vivo, si nota che un po' mi ha sbiancata e che c'è uno strato in più di prodotto. Però insomma, non si possono paragonare neanche i prezzi di queste due ciprie. Allora, dicevo, vediamo se c'è bisogno di definire qua sotto. Direi di no, è rimasta abbastanza bene la sfumatura dell'occhio. Passiamo al bronzer. Il bronzer. Ora prendo il bronzer, me l'ho dimenticato. In realtà utilizzerò un blush della Debbie, che faccio prima a farvi vedere il colore, che è questo, che è leggermente luminoso, mentre come bronzer costoso andrò ad utilizzare questo della palette di Dior. Questa palette è della collezione Dior Backstage ed è la numero 01 Universal. Allora, prendiamo un pennello da terra. Prendiamo quello di Dior e andiamo leggermente qui per scaldare il nostro incarnato. Ecco qua. Ne aggiungo un po' per scaldare ancora, lo sfumo anche sotto e continuo a sfumarlo qua. Mi aiuto anche col pennello mettendolo in questo modo e poi anche nella fronte, perché io non ho una fronte, ho praticamente una pista d'atterraggio per aerei. Opla. E via. Adesso, questo è un esperimento rischioso, ma noi ci tenteremo lo stesso. Con questo blush della Debbie, che però ha il colore di una terra luminosa, andremo, ma è un po' più pigmentata, a fare questa parte, ti prego. Funziona anche come terra, sì, è un po' più aranciato, ma ce lo facciamo andare bene.
giusto perché uno c'è il blush più, la terra più costosa che ho è quella di Dior ed è luminosa, e invece non ho una terra luminosa low cost, ce le ho tutte matte. E tra l'altro, appena finisco di stendere questa parte qua di bronzer, sfumiamo anche qua sul collo. Beh, dai. Più o meno ci siamo. Mi aiuto con questa sfumare anche questa parte perché mi viene meglio con questo pennello. Vabbè, direi che ci siamo. Allora, invece, come prodotto low cost, come terra low cost, vi consiglio questa della Debbie, che è la numero Bronzing Powder Sun Experience 02. Questa non è luminosa, ecco perché non l'ho utilizzata per fare questa parte di video. Adesso andiamo a mettere il blush. E utilizzerò quello della Catrice, sporco perché l'ho usato parecchio, questa linea qua, e questo colore, lo 020 Glistening Pink. Allora, prendo un pennello da blush e vado a dare colorito alla mia gotta. Sorrida. Metto nasino perché devo dividere e poi vado in sfumatura verso qua per farlo amalgamare meglio con la terra. Mentre cambio anche, no, non cambio pennello, lo giro dall'altra parte così non possiamo dare la colpa ai pennelli. Con lo stesso pennello girato dall'altra parte vado a prendere questo illuminante. No, non è un illuminante, è un blush, ma non voglio usare questo. Voglio usare quest'altro, sempre di Dior, della collezione Backstage. E questo è il colore Rosy Glow. In teoria non fatevi spaventare, perché questo blush si adatta al nostro incarnato e quindi prende, diciamo, il nostro colore, il colore naturale delle nostre gotte, di quando ci arrossiamo sul rosa, ovviamente. Rido. E vado a sfumare sempre verso la terra. Allora, vedete come sembra nella cialda? Vedete che sul viso è tutto un altro effetto. Ricordatevi di non andare mai quando mettete il blush in questa zona, perché altrimenti farebbe questo effetto. Ve lo mimo proprio. Così. Sembrerebbe che vi stia per cadere tutto, invece no. Noi portiamo verso l'alto, così. Gotta, alto, anche qui, giro, gotta, sorrida, alto, e troppo. Allora, siamo arrivati alla parte dell'illuminante che vi mostro subito. Allora, tema illuminanti, per la parte low cost andremo a prendere questo della Wet n Wild. Questo è il numero, Wet n Wild Mega Glow. Non trovo il colore, però è quello dorato. Vedete? È anche molto carino perché è bello, insomma, bello luminoso. Ecco, è disegnato. Prendo il pennello di Mesauda, il numero F07, fatto via l'eccesso, e vado qua ad illuminare questa parte. Non mi piace esagerare con l'illuminante, ne metto giusto un altro po' per voi, giusto per farvi vedere. Se volete si può anche stratificare per dare un effetto ancora più. E diciamo che l'effetto c'è e si vede. Adesso con lo stesso pennello girato un po' dall'altra parte, prendiamo la prima palette di Dior che vi ho fatto vedere, quella sempre di Dior Backstage, 001 Universal. E prendo chiaramente l'illuminante dorato e vediamo come si comporta questo. A parte che questa texture è bellissima, è sottilissima. C'è anche qua un piacere da mettere, anche questo. Allora, Dior Wet n Wild. Dior Wet n Wild. Nel naso che famo? Vi faccio vedere quello bianco di Dior, questo qui, giusto così per
per vedere un po' che differenza c'è. Effettivamente quello bianco non lo uso molto perché preferisco quello dorato, ma facciamo così, illuminiamo un po' qua. Sì, anche questo si vede, ha il suo perché, diciamo. Allora, passiamo infine al mascara. E come prodotto low cost utilizzeremo questo della Catrice, che è Lei è con Issa. Spero di averlo pronunciato bene. Allora qua, dovrete perdonare le mie facce, ma quando una mette il mascara si sa che fa delle facce improponibili. Inizio, scusate il momento di silenzio, ma il momento del mascara è sacro. Ma oddio, non è che abbia delle ciglia super, super folte, super lunga, però ce le ho. Non mi sembra che stia facendo grandi miracoli. Sì, me le sta dividendo bene, le ha scurite. Vediamo un po'. Sì, dai, no, ha fatto un po' il suo lavoro. Si vede che sono più nere, ecco qua, e più lunghe, un po' leggermente più voluminose anche. Mentre come no, non ve lo svelo. Come mascara costosa andremo ad utilizzare lui, il famosissimo My Toy Boy, sì, di Diego Dalla Palma. Non vi fate ingannare dalla confezione, che è enorme, c'è una quantità di prodotto industriale, penso che questo mi potrebbe durare anche tutta la vita, e vado con la sinistra, provo dai, a mettere anche il mascara da questo lato. Io adoro questo mascara. Non so come sto riuscendo a metterlo con la sinistra. Non so tra quanto mi sporcherò. Aspettate un attimo che mi guardo di qua, se no. Ok. Poi certo, tutto dipende anche dall'effetto che volete ottenere. Se volete un effetto più discreto, va benissimo anche quello di Catrice, ma per un effetto proprio ciglia che sembrano finte, secondo me questo non ha eguali. Vediamo un po', ecco qua, questo è l'effetto dei mascara. Mi avvicino, non so come farvi vedere il risultato, questo è Catrice, questo è Diego Dalla Palma. Ho dato una passata, quindi considerate che volendo, aggiungendo più passate, è sempre più evidente l'effetto del mascara, chiaramente. Adesso passiamo alle labbra. Non ho una matita high-end, come dicono le youtuber professionali, cosa che io non sono, però ho una matita, diciamo, che userò per entrambe le parti, per non complicarmi la vita, anche perché, ripeto, non ho una matita costosa per le labbra. Devo solo levare un po' di burro cacao che ho messo prima. Ok. Faccio il contorno. Allora, questo colore è bellissimo, della Neve Cosmetics, ed è la matita rossetto, le pastello classiche di Neve, e il colore è Immortal, è meraviglioso. Ma noi non utilizzeremo un colore simile, ma andremo con un bel rosso. Non so come farò a dividere le labbra in due per mettere il rossetto, ma ci proviamo, noi siamo ottimisti, ci proviamo. Allora, come rossetto rosso economico vado ad usare questo della Kiko. Appartiene alla linea Velvet Passion Matte Lipstick Rouge à Lèvres e dovrebbe essere il numero 311, se la mia vista non mi inganna. È con questo rossetto che ho utilizzato, non è che non l'abbia utilizzato. Faccio la parte sempre low cost.
so, è veramente indecente vedermi in queste condizioni. Basta così perché devo fare l'altra metà, poi amalgamo in tutto. E indovinate chi c'è dalla parte dei costosi? Dior con il suo famosissimo 999 matte. Prima di metterlo. Ok, questo è un bellissimo rosso, indubbiamente. Ma lui, con questo packaging. Cioè, è vero che si possono ottenere gli stessi risultati più o meno anche con trucchi economici. E io ho tanti trucchi economici perché non è che ho tutti questi soldi da spendere in trucchi high-end. Comunque, ogni tanto, levarsi qualche piccolo sfizio, come ad esempio questo, e poterlo mettere sulle labbra, a me fa sentire più leggera. Mi sento meglio. Il colore sarà un po' diverso, ma non ci fate tanto caso, è giusto per... Ah, scorre come se, guardate, ci sembra di aver messo burro. Il colore matcha anche abbastanza bene insieme. Adesso facciamo questo. Poi c'è una cosa che io faccio sempre dopo che metto il rossetto, ve la faccio vedere subito. Siete pronti a scoprire il trucco del secolo? Ovvero, come fare a non far andare il rossetto rosso di qualsiasi altro colore nei denti. Carta igienica. Tararara. E i denti rimarranno del vostro colore, cioè del colore dei denti e non con la strisciata rossa. Semplice ed efficace e mi aiuta anche ad asciugare il rossetto. Allora, questo è il look terminato. Ditemi cosa ne pensate, qual è la parte che vi piace di più. Adesso mi sistemo i capelli perché sono in condizioni orribili. Poi volevo farvi vedere una cosa di cui vado molto molto fiera, ovvero la mia bellissima felpa di Sailor Moon. Non so chi è amante come me, di questa serie, mi scriva sotto nei commenti. Questo è il trucco completato. Manca soltanto una cosa che faccio off camera, ovvero metterò un gel per le sopracciglia perché non ne ho di costosi, perché non amo farmi le sopracciglia super definite, metto semplicemente un po' di gel colorato e di solito uso o questo della Neve oppure questo della Essence.